Ciao a tutti da Ivan di AllStore.it. Oggi la location è un po' cambiata, siamo nel laboratorio delle lavorazioni e andiamo a fare un video un po' diverso, andiamo a fare un video di un restoring, di un restauro completo di un giradischi. Questo giradischi, un PLA 500 della Pioneer, che è corrispondente al PL 530 sul mercato occidentale, questo infatti è originale giapponese. Andiamo a farlo su commissione di un nostro cliente. Verrà completamente restaurato, convertito a 230 volt e reimpiallacciato, cosa molto importante. Verrà reimpiallacciato con questa essenza di legno, di cui onestamente ho perso memoria storica, non ricordo più il nome di questo tipo di essenza, quanto ce l'avevamo in magazzino e l'ho tirata fuori appositamente per questo cliente. Il risultato è comunque, visti i precedenti che ho realizzato in passato, molto molto gradevole, sia alla vista che al tatto, perché anche il tatto vuole la sua. Questo invece, che è il vinile in finto legno tipico di certi tipi di apparecchi degli anni 70, è come vedete molto rovinato. Adesso a favore di telecamera vediamo, è rovinato sia sui bordi che sulla facciata ed è sono difetti tipici, perché il vinile si deteriora col tempo, non c'è niente da fare, il legno invece può considerarsi eterno. Ecco, questo giradischi verrà completamente smontato, convertito, reimpiallacciato. Andiamo prima di tutto a rimuovere il coperchio, poi andiamo a provare a vedere se funziona o se è rotto, andando a dare i 100 volt. Vediamo che già rotea. C'è già qualcosa che non quadra, però le velocità orientativamente, vediamo, il 45 c'era e anche il 33, ovviamente tutto da tarare, tutto da pulire, però le funzioni basiche ci sono. Ok, andiamo a smontarlo. Ecco, questo è il plinto pronto per essere lavorato, quindi tolta l'impiallacciatura, il finto vinile, e posizionata la nuova impiallacciatura in velo legno. Ecco, una volta tolti tutta la meccanica, il piatto eccetera, questo è quello che rimane del cabinet, e quindi il cabinet vuoto, spoglio, pronto per essere lavorato per essere tolto dalla sua pellicola originale e reimpiallacciato con vero legno. Andiamo adesso a rimuovere la pellicola. E questo è il risultato dopo aver tolto il finto legno e il vinile. Ecco qui il plinto pronto per essere impiallacciato. Ovviamente andrà trattato, un po' di carta di vetro, la riverniciatura delle parti nere, ma comunque pronto. Adesso ci spostiamo di là col plinto. Qua sistemiamo un attimo e procediamo al restauro dell'elettronica con la sostituzione degli elettrolitici e dei potenziometri. Bene, una volta recuperata la parte elettronica e meccanica, andiamo a revisionare quella che è la parte appunto elettronica, quindi sostituzione dei condensatori elettrolitici, sostituzione dei potenziometri di comando delle velocità, conversione dello stadio di alimentazione con l'aggiunta di un trasformatore e abbassatore di tensione,
e controllo dei potenziometri, sostituzione dello switch delle velocità e tutto quello che serve. Ok, adesso andiamo a collegare questo che è un trasformatore abbassatore di tensione. È un trasformatore che mi faccio costruire su specifica da una ditta di Milano. Ha un ingresso con protezione termica a 230 volt e un'uscita a 100 volt. E è un trasformatore da 15 volt ampere. L'assorbimento del giradischi dichiarato è di 7 watt. Ma perché andiamo a inserire il trasformatore? Solitamente basta la semplice sostituzione del trasformatore originale in quanto l'avvolgimento è un semplice avvolgimento a tensione singola. E in questo caso però abbiamo un motorino che è questo qui che fa la movimentazione del meccanismo di comando del braccio e che funziona a 100 volt. La sua sostituzione non è così semplice perché non si trova un motore con quelle specifiche precise di diametro, di velocità, eccetera eccetera. Quindi la soluzione che ho trovato è quella di semplicemente porre un trasformatore che potesse semplicemente dare il 100 volt alla circuitazione originale, così da non andare a modificare nient'altro. Bene, qui siamo nel reparto lavorazione del legno. Adesso andiamo a impiallacciare il giradischi con l'essenza che abbiamo visto prima. Al lavoro. Ecco qui il plinto finito e adesso dobbiamo andare a trattarlo ad olio. Sono stati fatti i fori per il fissaggio del braccio, eccetera eccetera. Adesso lo trattiamo a olio, poi lo lasciamo asciugare per una giornata o due e facciamo almeno 3 mani d'olio e poi si comincia col montaggio. Ok, questa è solo la prima di 3 mani che bisognerà dare sul plinto. Bene, adesso siamo di nuovo al banco e cominciamo a montare la parte elettronica al gruppo motore. Thank you.
ora una cosa che non ho fatto prima, un attimo di pulizia del braccio. Andiamo a utilizzare un lucidante per metalli. Praticamente è un Sidol, per non fare marche. E adesso andiamo a rimontare il braccio. Adesso andiamo a montare la parte del meccanismo del braccio. Non lo fissiamo perché ci sarà da fare ovviamente le tarature, però per il momento lo giro, lo si può integrare con le sue capocchiette e andiamo avanti. Eccoci alla fase di lucidatura del piatto. Il piatto è un po' rovinato qui, ma tutto sommato anche messo abbastanza bene. E solitamente uso questo trapano con la sporgenza più elevata per fare questi lavori, e qua bisogna stare attenti perché c'è il bordo anche nero, quindi innanzitutto andiamo con la carta di vetro a togliere un po' questo ossido, almeno il più grosso del punto dove c'è. Ok, solo un punto appena. Poi andiamo a posizionare il piatto in questo marchingegno che ho costruito, e non fatelo a casa, è sempre la solita raccomandazione, perché questo lo posso fare perché qui comando io. Ecco, bello fisso, stabile. Prima di tutto andiamo a dare una carteggiata alla parte. Adesso una carteggiata, stando molto attenti a non andare sul nero, sulla vernice nera, qui dove c'è il disco argentato. E adesso un po' di lucidatura con pasta abrasiva, un po' di pasta abrasiva sulla superficie. Una prima pulizia. Questo è il risultato, diciamo che si vede anche un po' più il lucido rispetto a prima. Adesso questo piatto è molto nero, quindi non lo si nota tanto, ma con piatti più, diciamo, completamente in alluminio si vede molto la differenza. E adesso comunque andiamo anche a dargli una pulitina. Eccoci qua, adesso dobbiamo occuparci della cappa, che come vedete, beh, è sporca, ma presenta anche dei graffi, non cose troppo evidenti, non cose non risolvibili, ma diciamo che va lucidata. Adesso qui andiamo a fare la lucidatura, un lavandino apposito. Quindi andiamo innanzitutto a dare una prima lucidata con il disco un po' più duro e un po' di pasta abrasiva, non troppa.
stiamo di là per vedere il confronto. Eccoci qua, allora K lucidata, vediamo se si riesce a vedere. C'è ancora forse qualche alone che avrebbe bisogno di essere asciugato per bene, però il risultato è questo. E adesso montiamo le cerniere. Andiamo a fare una prima prova per vedere com'è. Andiamo a fare adesso le tarature.